Ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi che sull'altro canale è uscito un video a tema Haikyuu. Andatevelo a vedere che così vi farete due risate. Mentre il video su questo canale oggi sarà molto serio, però importante, e sono contento di farlo per voi. Mi raccomando, lasciate un mi piace e commentate questo video. Buon 2020, spero che abbiate passato un buon capodanno. Questo è un argomento che avrei voluto trattare prima, ma per un motivo o per l'altro ho finito per non parlarne mai. Tuttavia, alcuni giorni fa uno youtuber, di cui vi lascio il link in descrizione, ha fatto un video e ho deciso di parlarne anch'io. Recentemente c'è stata una ragazza di Baraki che ha deciso di togliersi la vita e aveva solo 15 anni. Era stata vittima di bullismo e non poteva più tollerare questa cosa. La scuola si era accorta di questo suo comportamento, tuttavia non è intervenuta. Sul diario aveva scritto che veniva bullizzata e che non voleva più vivere. Anche nella prefettura di Oita c'è stata un'altra ragazza che ha tentato il suicidio. E anche se ha richiesto alla scuola un loro intervento, gli insegnanti hanno solamente percepito la cosa come se si trattasse di un semplice litigio tra adolescenti e nulla di più. Un teenager si è suicidato lanciandosi da un edificio a Saitama e ha lasciato questo messaggio: anche in questo secondo anno di scuola il problema del bullismo non è risolto. Non perdonerò mai la scuola e gli insegnanti. In Giappone il numero di suicidi è diminuito, tuttavia il numero di giovani che si tolgono la vita è in aumento. Ma la domanda è: quante persone dovranno perdere la vita e sacrificarsi prima che questa questione venga presa seriamente? Questi giovani alla fine sono ancora nella fase dello sviluppo e potrebbero avere un futuro roseo davanti a loro, tuttavia perché scelgono di togliersi la vita? Da alcuni sondaggi è emerso che il 78% dei giovani giapponesi sono molto preoccupati del loro futuro e un quarto di loro ha persino avuto dei pensieri suicida e uno su 10 ha addirittura tentato il suicidio. In questo momento più che mai il Giappone deve assolutamente trovare una soluzione a questo problema. Per analizzare meglio la questione, questo youtuber di nome Nobita ha intervistato due psicologi, uno tra l'altro è anche uno youtuber, vi lascio anche il suo canale in descrizione, ai quali ha posto determinate domande per cercare di capire meglio la psiche di questi giovani giapponesi e quali sono i fattori che spingono a compiere delle azioni così gravi e quale sia la ragione dietro questi comportamenti. Questo psichiatra di nome Jiro Ito, che è al capo di un'organizzazione no profit per la prevenzione del suicidio tra i giovani, ha detto che la parola "voglio morire", scritta ovviamente in giapponese, è stata cercata nel 2013 ben 130.000 volte, mentre nel 2017 è stata cercata 249.000 volte, quasi il doppio. Molteplici possono essere i fattori che hanno portato a ciò, come il sentirsi bullizzati o l'essere ignorati dagli altri compagni, il non essere accettato magari in una determinata scuola quando si prova a dare l'esame. Ma più di ogni altra cosa, secondo Giro, il fattore scatenante è questo sentimento che hanno molti giapponesi di non appartenenza, che genera questa sensazione di solitudine. Questi ragazzi, pur vivendo con le loro famiglie e andando a scuola, è come se non avessero un vero posto dove si possono sentire come se sono parte di qualcosa. Quindi non hanno nessun posto dove possono scappare e si sentono sempre soli e fuori luogo. Anche l'altro psichiatra che è stato intervistato, Shidov, ha detto che molti giovani giapponesi non riescono a sentirsi loro stessi. Perché a scuola, se ti comporti in modo vagamente diverso rispetto agli altri, sarai comunque molto probabilmente un target per i bully, quindi verrai discriminato e verrai preso di mira. Ma com'è possibile che gli insegnanti non intervengano in queste situazioni? In realtà la questione può essere più complicata di quello che si può pensare, perché comunque spesso le classi giapponesi sono molto numerose ed è difficile per un insegnante prestare attenzione a tutti gli alunni, almeno così a detta di Giro. Senza contare che comunque anche gli stessi insegnanti possono essere a loro volta vittime di bullismo da parte degli studenti, che li portano fino all'esaurimento o addirittura al suicidio. Questo è un po' fuori tema, però c'entra perché io mi ricordo quando ero bambino che avevo visto un cartone animato chiamato GTO e in quel dramma c'era, mi sembra, un insegnante, l'insegnante che c'era prima di questa classe di studenti molto
molto svogliati, che era prima una ragazza molto bella e poi era ingrassata tantissimo per lo stress che gli aveva portato quella classe e ha deciso di licenziarsi, o l'hanno licenziata, non lo so. Io mi ricordo che quando avevo sentito di questa storia ho detto: ma com'è possibile? Comunque, se sei l'insegnante, hai tra virgolette il potere sugli altri alunni, quindi non riesco a capire come gli alunni possano influenzarti in quel modo. Però adesso che sono un po' più grande e che ho sentito queste storie, mi rendo conto che comunque anche questo è un problema e anche questo è qualcosa che succede. Senza considerare comunque che spesso sono gli studenti stessi che tengono le distanze con i loro insegnanti. Io mi ricordo che quando andavo a scuola c'era comunque uno psicologo, non so se è una pratica che si usa ancora, ma spero che sia così. In Giappone non era una pratica che si usava molto, anche perché comunque in Giappone devo dire che non c'è proprio l'usanza di andare dallo psicologo, cioè c'è chi va, ma in percentuale sono veramente pochi, perché comunque la natura stessa dell'essere giapponese tende a chiudersi in se stesso e a non aprirsi troppo con gli altri, a mostrare le proprie debolezze. Non conosco, devo dire, nessun giapponese che va allo psicologo, credo. In ogni caso, lo psicologo è stato inserito in molti istituti adesso in Giappone, soprattutto nelle grandi città, anche se c'è da dire che la maggior parte degli studenti finiscono per non andarci, anche se hanno bisogno d'aiuto. Cioè, è davvero difficile per molti studenti giapponesi chiedere comunque consiglio a uno psicologo, perché quello può essere visto come un segno di debolezza, una cosa per cui essere imbarazzati, è come ammettere di avere un problema, come ammettere di essere diversi. Questa maggior ragione renderà molti studenti molto più presi di mira da altri. Shidova addirittura sostiene che le malattie mentali nella società giapponese sono viste come dei veri e propri tabù di cui non si deve parlare e non si deve mostrare agli altri, quindi è molto difficile per i giapponesi anche confidare i propri problemi anche a altri amici. Ovviamente non parliamo di ogni singolo giapponese, parliamo in generale. Inoltre, un altro dei problemi che porta probabilmente all'aumento del suicidio tra gli studenti giapponesi e anche la pressione sociale, perché nel paese del sollevante è davvero alta. Come in altri paesi, tra l'altro asiatici, per esempio in Corea, gli studenti, finite le lezioni, finiscono per fare un dopo scuola che può durare dalle 2 alle 5 ore e magari poi, tornati a casa, continuano a studiare fino all'una alle 2 di notte. Io mi ricordo quando ero in Cina, quando ero andato in Cina e ero andato anche in una scuola lì con degli altri studenti, comunque della mia età, avevano 12-13 anni, c'erano degli studenti che avevano già dei capelli bianchi, mi hanno detto dovuti allo stress. Durante gli anni proprio delle medie superiori, per riuscire a posizionarsi in una buona università e in una buona scuola superiore, gli studenti devono studiare tantissimo. In Giappone andare bene a scuola è davvero importante e è visto come una cosa estremamente cool. Infatti, se sei uno studente che vai bene a scuola, probabilmente sarai molto popolare e avrai molti amici. È molto diverso dalla nostra concezione occidentale del secchione, diciamo, perché il secchione qui è visto come qualcosa quasi di negativo che viene preso in giro dagli altri compagni, mentre in Giappone l'essere secchione, andare bene a scuola, è qualcosa che comunque ti fa essere ammirato dagli altri. Secondo giro, la pressione nelle scuole si sente particolarmente nella fase in cui si passa dalla scuola media a quella superiore. Questo perché comunque gli studenti che magari andavano bene nelle loro scuole medie, che erano magari i primi, finiranno per entrare in una buona scuola superiore. Tuttavia, entrati in una buona scuola superiore, in quella scuola ci saranno tutti studenti che sono molto bravi, quindi magari ci sono studenti che magari erano i primi della classe alle medie che poi si ritrovano alle superiori a essere gli ultimi, e questo li porta a creare in loro delle frustrazioni che spesso sono alimentate dai loro stessi genitori, che magari gli dicono: ma com'è possibile che eri il primo della classe alle medie e adesso sei l'ultimo? Tuttavia, questi comportamenti sono estremamente dannosi e possono portare davvero a una situazione di stress. C'è da dire l'ultima cosa, quella che ho già detto prima, che l'essere diversi nella società giapponese non viene apprezzato. Se non sei conforme agli standard e vai controcorrente, ti troverai a essere un outsider nella società giapponese. Molti studenti finiscono quindi per aver paura di mostrare chi sono veramente e preferiscono indossare una maschera per essere accettati dagli altri. Ma questa maschera finisce per avere delle forti ripercussioni sulla salute mentale di chi le porta, causando, a detta di Shido, depressione e ansia. Molti giapponesi hanno la tendenza a voler essere come tutti gli altri e ciò si riflette nei comportamenti e nei modi di pensare. Tuttavia, ciò può essere estremamente complicato per
alcune categorie di persone che per un motivo e per l'altro non potranno mai rientrare in determinati canoni, e questo può portare in alcuni casi estremi anche al suicidio. Questo non è un problema che c'è solo nelle scuole, ma in realtà c'è anche in molte altre aree della società giapponese. Vi ricordate il video in cui vi avevo detto come leggere l'aria? Guardate un attimo qui. Working in Japan is very stressful. I've been working for Chinese companies, for UK company, for American companies, now for Japanese company. The Japanese company is the most difficult one. The difficult thing is like to read the air, kuki o yomu. This is very stressful. Maybe you want to talk about it, but you cannot talk about it first. You're waiting for someone stand up for you, and you follow him. Do not be the first one in Japan. It's not very good. Ragazzi, io non sono uno psichiatra, non mi occupo di queste cose, non faccio politica, quindi non lo so, però davvero io spero che il governo giapponese trovi una soluzione a questo problema e lo faccia al più presto, perché davvero siamo nel 2020 e le cose vanno cambiate. Se c'è qualcosa che non funziona, va risolto. Io, ragazzi, non lo so, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, che dire, dalla prossima settimana ricomincerò a fare video ai soliti orari, quindi ci sarà sempre un video il venerdì alle 1:45. Vi aspetto e grazie mille davvero. Noi ci vediamo al prossimo video e ditemi che cosa ne pensate nei commenti. Ciao!